Allora, lo sport è entrato a far parte della mia vita quando ho scoperto che c'era una squadra che si allenava a Torino di para-ice hockey e sono andato a provare e dopo la prima volta che sono salito sullo slittino me ne sono innamorato e non ho più smesso. Sicuramente la parte più avvincente di questo sport è quello di festeggiare tutti insieme in squadra, di condividere la vittoria o la sconfitta con i compagni di squadra e la velocità e la potenza di questo sport. E non esiste una parte meno avvincente di questo sport, che è bellissimo. Ho capito che sarei diventato uno sportivo di livello internazionale quando ho visto i miei compagni di squadra partire per la Paralimpiade di Pyeongchang e da lì ho deciso che dovevo lavorare duro per riuscire a partecipare alla prossima e così è stato. Un atleta che sicuramente mi ha ispirato ultimamente è Tamberi, che dopo un grave infortunio a pochi giorni dalla sua Olimpiade è riuscito a mantenere la calma, la concentrazione per continuare ad allenarsi e ritornare a livelli altissimi e vincere una medaglia d'oro olimpica. La mia più grande gioia è stata sicuramente a Berlino quando abbiamo vinto l'oro e ci siamo qualificati per questa Paralimpiade di Pechino. Invece la delusione più grande è stata sicuramente a Ostrava, al Mondiale, quando l'Italia purtroppo arrivando settima è retrocessa nel gruppo B. E comunque anche una gran bella parte della trasferta è quella di passare tempo con i compagni di squadra anche al di fuori del ghiaccio, che siamo un bel gruppo di ragazzi e siamo sempre pronti a ridere, scherzare e divertirci. Beh, di sicuro se avessi un biglietto omaggio per un viaggio sceglierei un posto al caldo, sole, mare, spiaggia, basta freddo e ghiaccio. Allora, la mia serie TV preferita è Peaky Blinders, invece il film, un po' più datato, è Il Gladiatore. Se avessi a cena il mio avversario, comunque a me piace cucinare, quindi gli cucinerei qualcosa di buono, per esempio una bella carbonara, che è un bel piatto italiano. Allora, nel mio dialetto vi posso dire anduma, che vuol dire andiamo. Allora, Milano Cortina 2026 comunque sarà un'occasione unica perché capita pochissime volte a un atleta di poter giocare una Paralimpiade in casa propria, col pubblico di casa e avere un seguito così enorme. Sarà un'esperienza, penso, unica. Milano Cortina 2026 per il mondo paralimpico può fare tanto e può aumentare tantissimo la conoscenza che c'è in Italia degli sport paralimpici, per portare tanti nuovi ragazzi e ragazze a praticare sport